Oggi la città dell'Aquila si è risvegliata nel ricordo di quella notte a cavallo tra il 5 e il 6 aprile, erano le 3:32 quando una scossa di terremoto provocò 309 morti, 1600 feriti, quasi 70.000 sfollati. Tante sono le manifestazioni dopo la fiaccolata di ieri che si stanno svolgendo oggi all'Aquila. Ricordiamo che qui è lutto cittadino. In particolare io e Andrea Berardinelli siamo di fronte all'auditorium della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila, che come ricorderete è stato un po' il centro operativo del coordinamento dei soccorsi 10 anni fa, quando si verificò quella maledetta scossa. Nella veste di comandante della scuola ispettori e sovrintendenti ho il privilegio di fare gli onori di casa, introducendo i lavori di questa importante iniziativa che non vuole essere una mera autocelebrazione, ma semplicemente ricordare, soprattutto i nostri giovani allievi, ciò che questa scuola fece in favore della popolazione a partire dalle prime ore di quel 6 aprile, quando aprì i propri cancelli per farvi entrare centinaia di aquilani smarriti ed impauriti. A 10 anni da quei dolorosi accadimenti si percepisce ancora forte il senso di gratitudine che tutti gli aquilani nutrono verso questa scuola. Il vincolo che ci lega alla città è indissolubile, saldo, rafforzato da quei mesi in cui queste mura diventarono la casa degli aquilani. Due momenti hanno caratterizzato la manifestazione voluta dalla Guardia di Finanza per ricordare le 309 vittime del sisma di 10 anni fa che colpì l'Aquila e gli altri centri del cratere. Nella scuola, allievi, ispettori e sovrintendenti di Coppito in Piazza d'Armi, intitolata Piazza 6 Aprile, solenne alzabandiere e riposizione dei vessilli a mezz'asta, alla presenza del comandante generale della Guardia di Finanza, il generale Giorgio Toschi, delle massime autorità civili e militari, degli allievi in formazione e di una rappresentanza delle scolaresche dell'Aquila. La parte più toccante è la deposizione di una corona di alloro in onore delle vittime del sisma nella medesima piazza che all'epoca ospitò i solenni funerali di Stato. A seguire all'auditorium della scuola un incontro per parlare delle operazioni di soccorso, di ciò che è stato fatto, di ciò che c'è da fare, con gli interventi delle autorità, tra le quali Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, capo della Polizia di Stato e già prefetto dell'Aquila, e il generale Giorgio Toschi, abruzzese di nascita di Chieti, che è rimasto profondamente legato alle proprie radici, tanto che si è detto profondamente commosso nel tornare nei luoghi del sisma. Questo è un luogo che ha da raccontare tante cose. Questo è un tempio della solidarietà, lo definiamo un tempio della solidarietà perché effettivamente questa caserma si è rivelata la casa degli aquilani, la casa degli abruzzesi senza tetto, e quindi noi siamo lieti, siamo felici oggi di poter rispalancare le porte, i portoni di questa caserma e riaccogliere tutti coloro i quali vogliono tornare a ripercorrere le strade che molto tristemente avevano percorso il 6 aprile del 2009. Un pensiero agli aquilani? Pensiero è un pensiero di assoluta vicinanza, è un augurio che presto possano rientrare ognuno nelle proprie abitazioni. Da questa esperienza, da questa tragedia, abbiamo imparato qualcosa? Prevedere i terremoti è impossibile, prevenire? No. Abbiamo imparato molto poco. In che senso? Perché continuiamo ancora molto spesso ad avere un atteggiamento messianico. Che arrivi qualcuno che ci dica che il terremoto è finito, che non c'è più pericolo, quando termineranno le scosse, fino a che in questo paese non si capiranno due cose elementarissime: che i terremoti non fanno vittime, le vittime le fanno gli edifici. Quindi se noi in questo paese non metteremo in sicurezza gli edifici, continueremo a raccogliere morti. Due, siccome i terremoti ci saranno, guardate, ci saranno fino a che la terra vivrà, e quindi dobbiamo costruire edifici che siano in qualche modo edifici capaci di resistere. Thank you.
A 10 anni di distanza, per lei questo ritorno cosa rappresenta? Beh, intanto una grande commozione, perché come ho provato a spiegare tutte le volte che noi ci dimentichiamo che questo è un evento, come altri eventi che hanno caratterizzato il nostro paese, che si poggiano su morti, despirazioni, mancanze, e che forse ognuno di noi dovrebbe fare ammenda di quello che non è riuscito a fare nell'intercettare questo dolore, nel lenire queste ferite. Tutto il resto poi può essere, come dire, lasciato alle considerazioni e alle valutazioni un po' più leggere. Però se noi ci distacchiamo da questa verità rischiamo poi di perdere anche le dimensioni della tragedia. E ai cittadini dell'Aquila, l'ex prefetto Gabrielli? Quello che ho detto quando me ne sono andato, che il futuro sarebbe stato nelle loro mani, e continuo a sostenere questo, che il futuro è principalmente nelle mani di chi ha la responsabilità dei territori. Gli aiuti sono fondamentali, è ovvio che senza soldi non si fa niente, ma i soldi non sono l'unico requisito, ci vogliono idee, ci vuole un grande filosofo latino, Seneca, diceva che nessun vento è favorevole al marinaio che non conosce in quale prodo approdare. Credo che all'Aquila il tema in questi anni sia stato anche questo. Che idea di città, quale futuro dare a questo territorio? La Guardia di Finanza ha voluto ricordare i primi momenti dopo la scossa delle 3:32 della notte tra il 5 e il 6 aprile con un video. L'Aquila, 6 aprile 2009, ore 3:32 del mattino. Una data e un'ora che rimarranno impresse in maniera indelebile nelle menti e negli animi di tutti coloro che si trovavano nel capoluogo abruzzese, e non solo, di quelli che ora possiamo definire sopravvissuti. Non è facile capire, ed ancor di più farsi una ragione di come, in soli 20 secondi, un evento naturale, di fronte al quale si è pressoché impotenti, ci possa strappare la vita e, oltre a essa, ciò che possediamo di più caro. Per noi, militari del Comando Regionale Abruzzo, il luogo d'incontro naturale è stato l'ingresso della caserma Tito Giorgi, la nostra caserma. Visi smarriti, occhi lucidi, increduli. La nostra caserma, la sede ove svolgiamo il nostro quotidiano lavoro, aveva anch'essa ceduto alla forza devastante del terremoto. Era svuotata dall'interno. Un cumulo di macerie nell'androne d'ingresso. Macerie e calcinacci, oltre ai soffitti crollati, era ciò che rimaneva dell'ufficio drappello e del corpo di guardia. Da subito abbiamo iniziato a fare la conta, ma le linee erano ovviamente saltate. Nessuno osava entrare all'interno della caserma. Computer, fax, stampanti, anche un semplice foglio o una penna, tutto era improvvisamente divenuto inaccessibile. Nemmeno ci rendevamo conto dell'entità del disastro che ci circondava. Erano le 6 di mattina. Pian piano giungono i colleghi. Ci chiediamo che dobbiamo fare, ci guardiamo attorno. Telefoniamo con mezzi propri ad altri colleghi. Qualcuno non risponde, qualcuno è irraggiungibile. Preoccupazione sul volto del comandante regionale, sui visi tirati degli altri ufficiali presenti. Solo nel primo pomeriggio abbiamo la certezza che nessun collega è rimasto vittima del terremoto assieme alla propria famiglia, per poi venire a conoscenza solo in seguito del tragico evento luttuoso di un ispettore in forza al Comando Regionale di Genova che, proprio in quei tragici 20 secondi, ha perso la moglie e il piccolo figlio. Capiamo che dobbiamo rimboccarci le maniche e darci da fare. Nei giorni a seguire, a gruppi di 3 saliamo negli uffici per recuperare almeno qualche computer, stampante e telefono. Nel frattempo, altri gruppi montano le tende nel piazzale a fianco la struttura inagibile e gli uomini della telematica ripristinano le linee telefoniche e il protocollo informatico. Quando si dice spirito di corpo.
Come avete sentito, il generale Toschi ha detto: questa caserma è la casa di tutti gli aquilani, di tutte le persone che sono state colpite dal terremoto. E l'ha ribadito anche nel corso del dibattito. Un momento particolarmente toccante poi è stato quando la platea si è alzata in piedi per un grande applauso a un finanziere, a un collega dunque, che nel 2009 ha perso la moglie e il figlio. E poi si è discusso su ciò che è stato fatto, su ciò che ha fatto la Guardia di Finanza, ma anche le altre forze che sono state in campo per la cittadinanza, puntando soprattutto sui tanti volontari che hanno messo a disposizione il proprio tempo e il proprio cuore. Voglio ricordarvi che all'incontro ha partecipato anche il generale Gianluigi Miglioli del Comando Regionale Abruzzo, il generale Fabio Agnello, l'onorevole Gianni Letta e poi gli altri personaggi che abbiamo intervistato. Un'ultima cosa da sottolineare è che all'interno della scuola della Guardia di Finanza è stata allestita una mostra fotografica con un contributo fornito dalla Guardia di Finanza, appunto, con una mostra storica dei mezzi di soccorso del corpo sia dell'epoca che recenti, per mostrare come il corpo sia da sempre impegnato non solo nel contrasto degli illeciti ma anche nell'aiuto della cittadinanza in difficoltà. E c'è un annullo speciale, un annullo filatelico delle Poste Italiane proprio per ricordare il decennale del sisma. Onori ai caduti. Ah!